Ciao ciao Lego fan, benvenuti a tutti. Oggi un set della linea Marvel Super Heroes, è del 2015 ed è dedicato al film Avengers Age of Ultron. Il set è costituito da 220 pezzi, tre bellissime minifigure e due fuoristrada. Un fuoristrada dell'Hydra e un fuoristrada degli Avengers. Infatti il nome del set è proprio resa dei conti con l'Hydra. Andiamo subito a vedere la minifigura dell'agente dell'Idra. Presenta due espressioni facciali, una più bella dell'altra, questa è quella con visore e l'altra invece quella con... Non riesco a capire bene cos'è, ma insomma fatemelo sapere voi. Sembra una maschera che copre completamente il viso. Infatti diamo un'occhiata pure alla stampa presente sulla minifigura, che è assolutamente da 10, bellissima la stampa, e qui sul retro è presente anche il simbolo proprio dell'Idra. Meraviglioso. Ok, una ottima minifigura, considerando pure che le minifigure degli agenti dell'Idra finora prodotte dalla Lego non sono poi così tante. Abbiamo poi Occhio di Falco con la sua classica tuta e con l'arco e le frecce. Una stupenda minifigura. Occhio di Falco è molto amato dagli appassionati Marvel. Bello pure la presenza del guanto nero, rispetto poi al classico colore della mano, quindi senza guanto. Anche in questo caso qua abbiamo una doppia espressione facciale, questa con il visore, con la maschera, e quello poi ovviamente senza maschera. Ok. Infine poi abbiamo la presenza di Thor, eccolo qui, con il classico martello e anche con il classico mantello. Rosso morbido, assolutamente fantastico, bellissima proprio la stampa presente sulla minifigura. Guardate che bellissimo lavoro fatto proprio dalla Lego. Doppia espressione facciale anche in questo caso, ovviamente. Quella un po' più incavolata e quella più rilassata. Ok, meglio non far innervosire Thor, altrimenti sono guai. Questo per quanto riguarda le tre minifigure. Ora diamo un'occhiata più in dettaglio ai due mezzi, i due 4x4. Devo dire che a livello di design quello che preferisco di più dei due è quello dell'Hydra. Questo è troppo pesante, troppo massiccio. Questo invece mi dà l'idea proprio di un qualcosa che corre tremendamente. Infatti, proprio nelle immagini iniziali del film si ha proprio questo inseguimento. Da notare la presenza di un adesivo con il simbolo dell'Hydra, che non guasta mai, le luci. E poi qui è presente uno spara bottoncini, uno shooter. C'è anche una funzione legata proprio a questa struttura presente qui sulla parte anteriore. Per poter accedere all'abitacolo bisogna spostare questo elemento e quindi facilmente poi si accede all'abitacolo. Molto molto carino. Guardate che bel lavoro che hanno fatto qui con il poggiatesta, molto molto carino. Faccio vedere qua all'interno la minifigura come appare. Eccolo qui, perfetto, una bellissima posizione. Ok, una delle funzioni proprio di questo set è dovuta alla presenza di questo elemento, il super jumper, come l'hanno definito. Negli ultimi set, ultimamente non viene più utilizzato. Fate sempre attenzione a quando sistemate la minifigura e a come la togliete. C'è il rischio appunto che si possano rompere proprio spezzare qui le gambe della minifigura, quindi bisogna fare molta, molta attenzione. Viene sistemato la minifigura qui sopra, viene lanciato il super jumper che, toccando questa parte, quindi distrugge l'arma del 4x4 dell'Idra. Non riesco a farvelo vedere dal vivo,
Ci ho già provato in diverse occasioni e non è riuscito, quindi bisogna spostare questo elemento e quindi, grazie al Super Jumper, distruggere proprio l'arma presente sul 4x4. Ok. Sistemiamo il tutto, quindi questa è una sorta di blocco sia per l'ingresso nell'abitacolo sia per l'arma. Di sicuro promosso, molto molto carino. Prima di farvi vedere il secondo fuoristrada, voglio anche farvi dare un'occhiata al fumetto che è presente all'interno della confezione, rappresenta all'interno della confezione. Come potete vedere, questo è Avengers Age of Ultron. E dando un'occhiata, si inizia proprio con questo set che vi sto per far vedere. Questo poi l'abbiamo già visto, questa è l'Avengers Tower, l'abbiamo già visto in un'altra recensione, vi lascio poi tutti i riferimenti in descrizione, bellissima. Qui c'è il combattimento all'interno sull'Avengers Tower, qui invece un altro piccolo, piccolo set sempre dedicato a Iron Man. Pure questo l'ho fatto già vedere con Hulkbuster, infatti eccolo qui. Questo è un altro set che pure abbiamo visto. Quello che manca è proprio questo qua piccoletto, che poi vi farò vedere in un futuro video. Bellissimo pure questo qui con Hulk e Hulkbuster, assolutamente meraviglioso. Questo invece è un set che purtroppo mi manca con il Quinjet. E questa è tutta la descrizione delle minifigure presenti all'interno dei set che vi ho appena fatto vedere. Barone Von Strucker è molto molto interessante. Ok, passiamo al secondo 4x4, quello degli Avengers. Non è male come design, però di sicuro preferisco più questo qui. Qui sono presenti due missili che possono essere lanciati ovviamente su una torretta che può anche muoversi di 360 gradi, ottima, ottima cosa. Qui sono presenti alcune piccole clip con un walkie-talkie e dall'altro lato c'è la possibilità di sistemare ad esempio proprio l'arco con le frecce di Occhio di Falco che viene alloggiato qui all'interno, nonostante è grande 6 stud il fuoristrada. C'è comunque la possibilità di sistemare una sola minifigura all'interno. C'è tanto spazio qui per sistemare degli accessori. E qui è presente un singolo adesivo con l'A degli Avengers. Di sicuro, ragazzi, un set consigliatissimo. Non so se riuscite ancora a trovarlo a prezzi decenti, però è di sicuro, come avete visto, un set che vale tanto per quanto riguarda la giocabilità. E anche per la presenza delle minifigure. Ok, che devo dire però non sono rare e uniche per questo set, per quanto riguarda almeno Occhio di Falco e Thor. Invece per quanto riguarda il membro dell'Hydra, sì. Ok, ragazzi. Per questo video è tutto, come sempre fatemi sapere ora la vostra, cosa ne pensate del set, lasciate commenti e like, iscrivetevi al canale, buona costruzione a tutti e al prossimo video, ciao ragazzi!